Ciao a tutti amici, siete curiosi di scoprire cosa c'era nelle scatole che mi avete visto spostare la settimana scorsa? Rimanete collegati, ora ve lo faccio vedere. Ed ecco qui amici, il nuovo arrivo. Apriamo le scatole insieme. Qui dentro c'è la gruccia porta pantaloni salva spazio, in un kit da montare. Come vedete, questi sono tutti i pezzi, le istruzioni e la gruccia. La volete montare insieme con me? Ed ecco qui quello che vi arriverà sulla scatola. C'è il corpo della nostra gruccia con dei bellissimi cuoricini e il marchio Gegia. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo. Ci sono 6 tubi dove andremo a posizionare i pantaloni, i 2 ganci per sostenere la gruccia nel nostro armadio e poi ci sono qui dei gommini, come vedete, sono di questi trasparenti di 2 misure diverse e questi anellini neri. Adesso vi faccio subito vedere come si monta facilmente la nostra gruccia. Prendiamo un tubicino e un gommino nero e lo andiamo ad infilare sulla parte superiore, non troppo, vedete? Più o meno qui. Facciamolo su tutti. Ecco, ora l'abbiamo montato su tutti, vedete? Più o meno, non mettiamo intanto a qualche centimetro. Adesso prendiamo il corpo della gruccia con i cuoricini e lo andiamo ad infilare in questi buchi più grandi, in questo modo. Partiamo proprio dal nostro logo, vedete? La dobbiamo infilare in questo modo. All'estremità superiore infiliamo questo gommino che andrà a fermare il corpo e poi spingiamo l'anellino nero in modo da fermare così il movimento della gruccia. All'altra estremità andiamo a montare un altro gommino. Proseguiamo con il secondo tubetto, altro buchetto qui. Mettiamo il gommino, spingiamo il nostro anellino, posizioniamo l'altro gommino all'estremità e così per tutti i tubetti. Come potete vedere la nostra gruccia è finita. Ogni paletto all'estremità finale ha il suo gommino, anche all'estremità superiore. Tutti con i gommini e gli anellini neri devono essere tutti ben posizionati, vedete? Così. Solamente così si può garantire la stabilità della gruccia. Adesso però andiamo a finire il montaggio. Prendiamo questi ganci che serviranno per appendere appunto la nostra gruccia al palo dell'armadio. Andiamo sempre dalla parte del nostro logo, teniamo quindi così ed andiamo ad infilare sui buchetti più piccoli il nostro supporto. Eccoci qua, in questo modo. E adesso andremo a fissare anche queste estremità con dei gommini speciali. Sono quelli più piccoli. Andremo a fissare prima l'estremità più piccolina in modo che non ci scivoli questo gancetto e poi anche qui sopra in questo modo. Andiamo dall'altra parte. La nostra gruccia adesso è pronta e possiamo andare nell'armadio a riempirla di pantaloni.